Lo Stuni non riesce nell'impresa, l'Arboris Belli vince 2-5 e si aggiudica l'andata del primo turno di Coppa. I gialloblu di Mister Fortunato in campo con Melissano, Milone, Spinelli Nicolò, Cavallo, Fiorentino, Spinelli Alfonso, Asciano, De Sosa, Di Maggio, Quarta e Testa. Mister Maraciulo schiera i gialloverdi con Pellegrini, Gomes, Terrafino, Leggero, Fumarola, La Guardia, Salvi, Legari, Longo, Amodio, Di Mola. Prima uscita ufficiale della stagione, al Ninnola Veneziana passa l'Arboris Belli contro uno Stuni formato giovane, con una rosa ancora in costruzione e con una preparazione iniziata in ritardo, ma i ragazzi di Mister Fortunato hanno lottato su ogni pallone, costruendo anche buone trame di gioco. È una partita combattuta, con tante occasioni da gol e buoni spunti offensivi. Nello Stuni, subito protagonista il portiere Melissano, che si è fatto trovare pronto, parando anche un rigore nei primi minuti della gara sullo 0-0. Il match inizia in discesa per gli ospiti, che chiudono il primo tempo sullo 0-3. Ad aprire le marcature è Legari, che sfrutta un rimpallo favorevole e trova il diagonale vincente. Lo Stuni prova a reagire con una buona giocata di De Sosa, rispondono presente Pellegrini da una parte e Melissano dall'altra. Raddoppia da corner l'Arboris Belli con il suo capitano Gomes. Gli ospiti continuano a macinare campo, arrivando spesso al tiro, e da fuori area con Salvi chiudono il primo tempo sullo 0-3. Nella ripresa lo Stuni cambia marcia e i ragazzi di Mister Fortunato riaprono i giochi. Prima gioia da corner con il colpo di testa di De Sosa. I gialloblu ci credono, difendono e ripartono in contropiede. Capitano Asciano, lanciato in profondità, prende la mira e conclude sotto al 7 dal limite dell'area. Il risultato sembra essere tornato in discussione, i gialloblu sulle ali dell'entusiasmo pressano e alzano il baricentro, ma lasciano spazi in difesa e l'Arboris Belli ne approfitta. Gomes Forbes sale in cattedra e il tuttocampista ospite insacca la sua doppietta personale. Passano pochi minuti e arriva la seconda marcatura personale anche per Salvi. Risultato sul 2-5 e pratica archiviata per l'Arboris Belli. Nel finale continuano i capovolgimenti di fronte, con entrambe le squadre che non hanno mai addormentato il gioco. All'ultima azione della partita, su un traversone dalla destra, uno dei protagonisti del match, il portiere gialloblu Melissano, si fa male cadendo ed è costretto ad uscire dal terreno di gioco in barella. In bocca al lupo e auguri di pronta guarigione al numero 1 gialloblu. Siamo ai nastri di partenza per un nuovo campionato di eccellenza, tutto da vivere!